Salve a tutti e bentornati sul canale YouTube di Perion. Nella prima puntata di questa rubrica abbiamo osservato le catastrofiche conseguenze di quella che ad oggi è considerata la più grande truffa del secolo. In questa puntata analizzeremo invece una truffa del settore agroalimentare, che coinvolse uno degli imprenditori italiani più influenti del nuovo millennio. Sto parlando di Sergio Cragnotti e del crack di Cirio. La vicenda si eleva agli onori della cronaca nel novembre del 2002, quando Cirio Finance Luxembourg, società di diritto olandese riconducibile al gruppo dell'ex presidente della società sportiva Lazio, dichiara di non essere in grado di rimborsare un prestito obbligazionario di ben 150 milioni di euro ed il trust inglese ne dichiara il default. L'analisi della causa dell'insolvenza non può non partire da una breve ricostruzione della struttura del gruppo e delle difficoltà finanziarie, che hanno direttamente inciso sulla scelta di emettere prestiti obbligazionari e sulle successive incapacità di onorarli. La struttura del gruppo Cirio, così come la conosciamo oggi, inizia a delinearsi all'inizio degli anni 90, con la costituzione della Cragnotti & Partners Investments, holding di partecipazioni di diritto olandese che fa capo all'imprenditore Sergio Cragnotti. Nel corso degli anni 90, la holding investe prevalentemente in due settori: quello della detergenza, attraverso l'acquisto del 1991 della brasiliana Bombril SPA, e quella del latte fresco, mediante l'acquisto, sempre nel 91, di Polenghi. Nel 1994 il gruppo allarga la propria attività nel settore conserviero mediante l'acquisizione della Cirio Bertolli De Rica. Da qui in poi vi sono innumerevoli acquisizioni che, a livello mediatico, hanno un impatto così forte da assimilare la holding come un vero e proprio colosso. Tra queste annoveriamo l'entrata della società sportiva Lazio, con partecipazione pari all'89,97%, l'acquisto del 75% del capitale della centrale del latte di Roma SPA, con corrispettivo dal comune di Roma di 80 miliardi, e il controllo della Monte Royal, un gruppo costituito da società finanziarie operative, titolari di piantagioni e di impianti di trasformazione, attraverso il lancio di un'offerta pubblica iniziale, che darà a Cragnotti una partecipazione in Delmonte pari al 100%. Quest'ultima operazione rappresenta l'ultima di rilievo conclusa con successo dal gruppo sul mercato. L'esborso connesso ne appesantisce la struttura finanziaria, tanto da richiedere l'avvio di un piano di dimissioni che ne interessa soprattutto la brasiliana Bombril. Alla fine del 2000, allo scopo di ridurre l'indebitamento del gruppo, cresciuto, come visto, in modo rilevante dopo l'acquisizione di Del Monte, CMP stipula un accordo preliminare con la Clorox International Company per la cessione del 50% delle azioni del veicolo societario, titolare dell'attività industriale di Bombril. Nel corso dello stesso anno, tuttavia, il contratto viene risolto da Clorox, dando origine ad un contenzioso. Da quanto descritto, emerge come, nel corso di un arco temporale relativamente breve, il gruppo sia stato oggetto di una forte crescita dimensionale, acquisendo una struttura articolata e complessa, caratterizzata da intrecci di partecipazioni talvolta inestricabili. Con un costante aumento dell'indebitamento nei confronti dei terzi, le caratteristiche strutturali di tali operazioni si presentano, peraltro, molto squilibrate. Il debito, per lo più nei confronti delle banche, è in gran parte in breve termine, a fronte di investimenti i cui ritorni sono invece di medio-lungo termine. Ciò induce il gruppo Cirio a promuovere sette diversi prestiti obbligazionari tra il 2000 e il 2002, per un totale di 1,125 miliardi di euro, allo scopo di reperire mezzi finanziari freschi mediante uno strumento collocabile direttamente sui mercati finanziari, procedere ad una ristrutturazione del debito del gruppo tramite un allungamento della scadenza del debito, allineandola alle aspettative di ritorno degli investimenti effettuati. Anche se dall'esame della documentazione non è emerso che al commento della prima emissione fosse stato già prefissato un programma così intenso di emissioni, può con certezza affermarsi che le ultime hanno consentito alle emittenti dei primi prestiti di pagare le rate in scadenza, e ciò ha funzionato, almeno fino al novembre 2002. Si legge nei documenti, infatti, di contratti tra l'imprenditore Sergio Cragnotti ed un pool di banche. Tra rumors e successive smentite, agli inizi di novembre, è ormai certo che il gruppo non è in grado di reperire i fondi necessari e, nell'attesa della dichiarazione di default, si vocifera di più un ampio piano di ristrutturazione finanziaria, che non riguarderebbe il solo problema degli obbligazionisti, ma anche il complessivo indebitamento del gruppo. Mentre Cragnotti è alla disperata ricerca di una soluzione, il titolo Cirio viene sospeso dalle negoziazioni in borsa e il 7 novembre il trust inglese Low Debenture
dichiara il default in relazione all'obbligazione emessa da Cirio Finance Luxembourg, scaduta il 3 novembre 2002. L'allarme creato dal mancato rimborso del prestito, ed ancor di più dallo spettro del cross default, attirano l'interesse del governo, che avanza l'ipotesi di un finanziamento ponte al ramo alimentare del gruppo, per consentire la prosecuzione dell'attività industriale. Nonostante tutti i finanziamenti ricevuti per un aumento di capitale, cui sarebbe conseguita l'emissione di nuove azioni destinate agli obbligazionisti e l'approvazione di tali da parte della Consob, il 30 luglio 2003 la Cirio finanziaria è messa in liquidazione. La società, il 1 agosto 2003, delibera di presentare il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza e l'eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in base al decreto legislativo del 99 numero 270. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 7 agosto 2003, dichiara lo stato di insolvenza e assoggetta le due holding, Cirio Holding S.p.A. e Cirio Finanziaria S.p.A., e l'operativa Cirio del Monte Italia, controllata dalle precedenti attraverso una catena partecipativa, nominando i commissari giudiziali. Il 14 dello stesso mese, la procedura è estesa alla terza holding, Cirio del Monte, che aveva nel frattempo depositato il ricorso. Da questo momento, il destino del gruppo agroalimentare è nelle mani dei commissari giudiziari, nominati dal Ministero delle Attività Produttive, pur se la gestione resta affidata agli organi dello stesso, affiancati da un comitato di sorveglianza nominato dallo stesso ministro in data 19 novembre 2003 e al quale partecipa, come rappresentante dei creditori, il Trust Law Debenture. Il 9 dicembre i commissari presentano al ministro delle attività produttive il programma di dimissioni, in attesa della sua approvazione, ottenuta agli inizi del febbraio 2004, che darà il via alle cessioni. Per quanto concerne la figura dell'ex presidente della Lazio, viene arrestato nella sua tenuta di Montepulciano e viene rinchiuso nel carcere di Regina Coeli con ordinanza di custodia cautelare. Da questo momento inizieranno numerosi procedimenti giudiziari nei confronti del finanziere capitalino, il quale verrà riconosciuto colpevole per bancarotta. La Cassazione, nel marzo del 2021, conferma il crack Cirio, condannando Cragnotti, definitivamente, a 5 anni e 3 mesi. Numerosi sono gli aspetti della vicenda che offrono interessanti spunti di riflessione, dalle dinamiche endosocietarie, che si traducono nel ricorso costante ai prestiti infragruppo, al ruolo della società di revisione, dalla condotta del sistema bancario, alle responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato finanziario. Il caso delle obbligazioni Cirio, e più di recente il caso Parmalat, di cui ne discuteremo in un prossimo episodio, ha imposto una serie di riflessioni sul funzionamento del nostro sistema finanziario e sull'efficacia delle norme che lo regolano. La Cirio stigmatizza un comportamento piuttosto diffuso sul nostro mercato: eccesso di debiti dovuto a un programma di espansione in settori diversificati, ricorso sistematico al mercato obbligazionario, strutture societarie poco trasparenti, cui si aggirano intricati rapporti con il sistema bancario e assenza di controlli realmente efficaci. È stato autorevolmente sostenuto come, nel caso in esame, l'aspetto maggiormente interessante sia costituito dalla condotta delle banche e dall'autorità di vigilanza. Molti istituti di credito italiani hanno sicuramente svolto un ruolo di primo piano nell'intera vicenda, come soci fino al 2001 della CMP, come lead managers e membri dei consorzi di collocamento dei prestiti obbligazionari, ed infine come venditori delle obbligazioni suddette ai privati risparmiatori. Il crack finanziario del gruppo agroalimentare rivela senza dubbio l'inadeguatezza della normativa finanziaria attualmente vigente, che appare ancora improntata su un assetto istituzionale non orientato al mercato, bensì alla gestione amministrativa dell'economia. Basti pensare alla funzione del tanto discusso articolo 129 del testo unico bancario, creato per consentire alla banca centrale di controllare i flussi finanziari immessi nel nostro mercato secondo uno schema dirigistico non compatibile con la moderna logica di mercato. Per evitare di ricadere di fatti come quello esaminato, è senza dubbio necessario riformare la normativa vigente agendo a livelli diversi. La regolamentazione del mercato, infatti, comprende da un lato gli istituti giuridici, che incidono sulla tutela dei creditori e degli azionisti, sull'esecuzione dei contratti finanziari, i principi di corporate governance e i poteri di indirizzo politico sul sistema finanziario propri del settore pubblico. Dall'altro lato, la vigilanza in senso stretto con le autorità e i poteri loro attribuiti. Al necessario rafforzamento dei poteri relativi alle sanzioni si dovrebbe,
secondo quanto insegna l'esperienza inglese, accompagnare un effettivo e trasparente uso degli stessi da parte dell'autorità. Ciò rappresenterebbe un valido deterrente per gli intermediari, che allo stesso tempo renderebbe l'operato dell'autorità maggiormente trasparente. La seconda puntata del mondo delle truffe volge al termine. Vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo episodio.